benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa faremo oggi? Oggi con queste LOL fake, proprio fakissime, proveremo a pensare come customizzarle. Tra l'altro la prima cosa che si potrebbe fare è uno scambio di vestiti. Ho perso la testa per il tuo vestito. Guarda. Anch'io. Guarda che brutte che sono. Certo che questo rossetto messo così sembra Isabel quando mangia il gelato alla fragola, che va ai baffi. Anche tu vai ai baffi? No. Via, via, andiamo via questi qua. È proprio brutte. Oh, sono Alice Bianconiglio, mi chiamo Alice Bianconiglio, perché sono vestita come Alice. E invece ho la testa da Bianconiglio. Io vergogno. Dove sei tu? Fatti vedere. Mi vergogno. Vieni, 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 vieni. Va, va. Sì, Alice bebè. Una bebè Alice. Dai, scambio testa. E decidiamo di partire con la customizzazione di quella più brutta in assoluto. Questa qui. Adesso potremmo fare una bellissima abbinata così. Zombie. Gelato, gelato, gelato. Noi utilizziamo questo qua. Dust. Tipo slime. Perché mi servirà come base. Poi, per riuscire ad attaccare i capelli, questo è il bordo del cappello, se non si era capito ancora. Per attaccare i capelli, io pensavo di tagliare via un pezzo qua. Sì. E aspettiamo 24 ore. Eccoci qua. Quale posto migliore per dipingere? Sono in mezzo al bosco, visto che mia moglie vive nei boschi. Cominciamo dal cappello. Allora, ho staccato la testa e facciamo i capelli. Allora, questo era il corpo, intanto che si asciuga la testa, e dobbiamo fare di giallo il vestito, tutto tranne, è poco coprente questo giallo però. No, non i pantaloncini. Pantaloncini? No? No, i pantaloncini erano bianco. Ma è solo la mutandina che avanza fuori, secondo me. No, tutto. Da una ricerca su internet ho appurato che aveva ragione Isabel. La parte sotto è bianca.
quindi diamo la seconda mano di giallo solo sopra. E adesso il bianco. Allora, come dicevo, costava un euro questa roll fake, guardate le labbra che male che sono fatte, quindi direi di toglierle e di rifarle meglio ray dopo. Sto provando a toglierle con dell'acetone. Mimolina è pronta. Cosa ci manca? L'erbetta. Poi adesso Isabel dipingerà l'erbetta. Ed ecco la nostra memole costumizzata, finita. Ciao, alla prossima costumizzazione!